Come ogni autunno a Udine sono tornati i gustosi corsi della Via dei Sapori, dei cuochi e dei ristoranti più rinomati del Friuli. E adesso siamo qui, siamo entrati, ci siamo intrufolati nella cucina del Vitello d'Oro, che è uno dei ristoranti più antichi della città. In cucina c'è lo chef Massimiliano Max, per gli amici, Sabinot, della famiglia Sabinot, che adesso gestisce da tanti anni il ristorante Vitello d'Oro. Quale menù ci hai preparato e ci insegnerai a preparare? Allora, oggi abbiamo pensato a un piatto della tradizione rivisitato e a un dolce che non ha niente a che vedere con la tradizione, però insomma è un dolce piacevole, simpatico, goloso soprattutto al cioccolato. Partiamo dal primo piatto che è un antipasto, potrebbe essere servito come antipasto oppure anche come un secondo piatto. È un tocimbraide di seppie, radicchio, crema di patate e il suo nero di seppia. Perché piatto della tradizione? Piatto della tradizione. Tosin Braide è un piatto che ha inventato un notissimo, famosissimo cuoco friulano carnico, che era Gianni Cosetti. Un grande piatto di grande interpretazione, era formato, la base era una polenta molto tenera, una fonduta di formaggio, e poi in base alle stagioni si arricchiva con i funghi piuttosto che con il foie gras, piuttosto che con il tartufo, chi più ne ha più ne metta. Tu hai il difetto, si fa per dire, di rivisitare i piatti e Sì, renderli più moderni. ecco, più che difetto o di rivisitare, mi sento un po' costretto, visto che io vivo e lavoro in questa città, a Udine. Udine non è una città dove ha un grosso territorio da raccontare con il cibo. Devo sempre uscire dalla città, devo andare ai mari, devo andare ai monti, quindi la Carnia, devo andare nelle valli, devo andare nelle varie zone, nei micro territori della nostra regione, perché Udine come città una tradizione ce l'ha, ma è una tradizione povera, non so, il lesso piuttosto che il baccalà, non ci sono ricette udinesi, quindi dobbiamo uscire, come hai detto tu, devo uscire e sconfinare. Quindi mi piace giocare con un piatto della tradizione della Carnia e arrivare magari al mare. Mare perché? Mare perché è la nostra cucina. Già negli anni 60 il papà era in società con alcuni soci, quindi, di questo ristorante, di cui due cuochi soci erano gradesi. Sono stati loro negli anni 60 a portare la prima cucina di pesce in città. Quindi è stata un'innovazione, un'intuizione moderna che appunto negli anni 60 una novità assoluta. Perché novità? Perché mancava la catena del freddo, mancavano i mezzi refrigerati per portare il pesce, quindi non c'era la cultura di mangiare il pesce in città, ma dovevano appunto mangiare le sardine, pardon, la ringa piuttosto che il baccalà, pesci poveri. Comunque il pesce deve essere dell'Adriatico. Questo sicuramente, pesce dell'Adriatico, quindi ritorno poi dietro. Negli anni 60 hanno portato la cucina del pesce come intuizione, come innovazione. E noi continuiamo a mantenere questa tradizione perché ci diverte, ci piace, anche perché è una tendenza, cioè la gente è molto contenta, molto felice di mangiare il pesce. Pesce dell'Adriatico, sì, ritengo che il pesce dell'Alto Adriatico sia uno dei fra i migliori al mondo. Perché abbiamo una giusta sapidità dell'acqua, fondali non molto profondi, sono fondali misti, sabbiosi e rocciosi della nostra vicina Istria-Croazia, e quindi abbiamo dei prodotti come le canocce, piuttosto che le capesante, piuttosto che le capelunghe, piuttosto che le vongole, o non so, delle sogliole, dei rombi nostrani, delle seppie, dei calamari, che sono nettamente superiori a quelli che si pescano in altri mari. Parlo dell'Atlantico, parlo del Mediterraneo, niente dato del Mediterraneo, però il Mediterraneo ha dei confini molto ampi, molto vasti. E quindi riteniamo che questo pesce sia, ritengo che questo pesce sia superiore agli altri, anche perché ho avuto modo di girare il mondo e di testare, di mangiare delle canocce in Cina, ma non perché erano cinesi, ma pescate in mari asiatici, e devo dire che non avevano niente a che fare con le nostre canocce, assolutamente un pesce completamente diverso. Il tonno invece a Sicilia, in Sicilia. Sì, il tonno, chiaramente il tonno è di moda, il tonno piace, il tonno dobbiamo lavorare, anche dobbiamo accontentare i clienti, quindi il tonno lo proponiamo la nostra verticale di tonno, piatto famoso, la nostra tartare di tonno con l'avocado. E chiaramente il tonno non è del nostro mare, ma bensì del Mediterraneo, tonno di Sicilia, tonno rosso del Mediterraneo, quindi ogni mare ha il suo pesce, ci tengo a precisare, quindi la cucina chilometri zero
qui non esiste, esiste per certi prodotti, però per altri prodotti dobbiamo uscire dalla nostra regione. Prima la Teresa ha usato dei pistacchi di Bronte, infatti pistacchi di Bronte, in Friuli il pistacchio non esiste, oppure se esiste non è conosciuto e non è buono, come quello di Bronte che è un prodotto DOP eccellente. Senti, nel tuo uscire dal Friuli c'è per esempio il, la zuppa di branzino alla dalmata? Sì, ecco, sempre ritornando al discorso di prima, vado in altre parti, dell'Italia o estere, trovo i loro piatti tradizionali e li porto a modo mio, quindi una zuppa di dalmata portata a, nella mia cucina. E per i miei clienti, quindi tolta da tanti peperoni che loro usano, tante cipolle, portata a modo mio e reinterpretata in chiave molto più, più alla mano, ecco, a portata del mio cliente. Qualche segreto? Ci sarebbe la piovra cotta al vapore con patate alla wasabi. Qual è il segreto? Non è a vapore, ma bensì una tecnica moderna, cotture moderne. Per cotture moderne intendo cottura sottovuoto a bassa temperatura. Il segreto, non c'è un segreto, la ricetta ve la do subito in diretta. Una piovra che cuoce sottovuoto per 7 ore a 74 gradi, pardon. Quindi cuoce costantemente, 8 ore a 74 gradi, cuoce costantemente per 8 ore a questa temperatura di 74 gradi sottovuoto. Risultato finale: abbiamo una piovra che cuoce all'interno dei suoi liquidi sottovuoto, quindi non disperde niente nell'acqua o nei sughi, e ci regala nel piatto il massimo, l'essenza di questo pesce cotto alla perfezione. Come dicevo prima, e come dirò alla lezione, è molto importante per fare una buona cucina attenta e curata, non è soltanto l'assemblaggio dei prodotti, dei buoni prodotti, dall'olio extravergine al buon pesce ricercato, all'ingrediente aggiunto, all'odore aggiunto, ma è importante mantenere e sapere rispettare i tempi di cottura. La seppia che andrò a fare dopo, che userò per fare il Toch in Braide, ha dei minuti contati come, come cottura, una cottura classica bollita proprio, non abbiamo bassa temperatura, anche perché è una cucina fatta per, le persone che lavorano a casa, per le casalinghe, per gli amanti della cucina, quindi non possiamo fare cucine a bassa temperatura, sottovuoto, perché a casa non ci sono questi attrezzi, queste tecnologie, ma quindi una cucina classica, la classica seppia bollita, però va cotta per quei minuti, perché se la cuciniamo per 5 minuti in più distruggiamo il piatto. Quando la seppia si attacca sotto i denti o diventa, non riusciamo più a masticarla, non è più piacevole, quindi il piatto può essere saporito, può essere buono, ma è sbagliato e quindi roviniamo tutto. Un consiglio per appunto noi del corso, che siamo solo casalinghe o comunque persone che ci appassionate, che però ci improvvisiamo un po', abbiamo gente a cena, come possiamo organizzare un menù e cosa non dobbiamo assolutamente dimenticare, anche se è una situazione più informale rispetto a un ristorante? Una cosa, parlando di informale, è sempre bello, parliamo un attimo dell'aspetto esterno della cucina, è sempre quando si accolgono gli ospiti, ognuno lo fa a modo suo, chiaramente, in base alle persone che ha, amici, conoscenti, parenti, eccetera, eccetera, è sempre non mancare l'etichetta. L'etichetta della vostra casa, di come vi presentate, quindi è sempre avere la tavola, è bello avere la tavola ben imbandita, apparecchiata a dovere, con i bicchieri giusti per il vino, questo è molto importante, quindi buttate via tutti i vecchi bicchieri che avete e comprate dei bicchieri giusti per ogni vino, questo è già un passo avanti per fare la bella figura. E anche per educare i vostri ospiti, perché a volte non conoscono certe cose, quindi è il modo per educare i vostri ospiti, quindi questo non deve mancare, una bella tavola ben imbandita e apparecchiata con amore, da lì si vede il gusto di una famiglia, di chi ci ospita, questo non deve mancare. Poi voi siete le persone che ospitate, le persone che dovete lavorare, quindi è un po' un problema, ospitare e dover lavorare diventa un problema, quindi dovete sempre pensare a costruire dei piatti preparati in precedenza, quindi preparati prima e da poter servire, da poter assemblare all'ultimo momento, in modo che voi possiate stare felicemente con i vostri ospiti, quindi non dovete stare a spignattare in cucina e diventare matti, perché sennò la vostra casa diventa un ristorante. Quindi pensate a fare dei piatti
come quelli che noi vi proponiamo al corso, sono tutti pensati per essere fatti a casa, per essere consumati giornalmente per la vostra famiglia, però quando avete degli ospiti sono tutti pensati per essere preparati prima, tenuti in caldo con delle piccole accortezze e poi doverli servire all'ultimo momento, quindi 5 minuti, 3 minuti in cucina, assemblaggio, crema, vi faccio l'esempio del piatto che andremo a fare, il Toast and Braai, la crema di patate, il radicchio stufato, le seppie condite e sporcate con il nero di seppia, quindi non è un piatto che vi impegna precedentemente, quindi dovete cucinare le seppie, fare la crema, fare il radicchio, però una volta che avete tutto pronto in caldo dovete fare soltanto l'assemblaggio di questi prodotti e portarli e servirli, quindi molto importante non costruire menù bucolici, giganteschi che diventano il pranzo di babette, dimenticate queste cose, fate una o due cose fatte bene, con i bicchieri giusti, con il vino giusto e sicuramente fate una buona figura se avete degli intenditori a tavola, ahimè. Ok, grazie.